Non è raro che ritrovo molte persone che seguo con osteoporosi con la rettilineizzazione della curva lombare e quindi un'alterazione funzionale abbastanza importante. Io sono il dottor Davide Teggi, sono un kinesiologo e sono specializzato nell'allenamento adattato per le persone che soffrono di osteoporosi e patologie osteoarticolari. Allora, in questo video voglio parlarti del mio approccio personale quando mi ritrovo di fronte persone con la rettilineizzazione della curva lombare. Cosa significa questo termine? Come già sai e probabilmente hai già visto, quando osservi il tuo corpo oppure quello di un'altra persona allo specchio, noti con una visione laterale una serie di curve. La nostra colonna non è chiaramente totalmente diritta, ma una serie di curve. Queste curve, tra queste curve, vicino alla zona lombare, c'è la curva lombare. Ecco, a questa curva lombare si chiama lordosi lombare. Quando vi è un'accentuata lordosi lombare, vuol dire che questa curva è enfatizzata, quindi a occhio nudo possiamo notare una maggiore grandezza di questa curva. La situazione della quale ti sto parlando in questo momento, invece, è molto frequente, è classica delle alterazioni posturali dette in sway back, quindi determinati tipi di posture, che hanno proprio il tratto lombare completamente rettilineo. Quindi quella curva si annulla, è detta curva in ipolordosi, ok? Quindi un'ipolordosi, quindi curva ridotta. Ora, in questa situazione capirai bene che la distribuzione del carico, invece che essere armonica, sarà maggiormente focalizzato su determinate vertebre piuttosto che altre. E questo in cosa si evidenzia? Dal punto di vista diagnostico andiamo a vedere, a notare, per esempio, una frequente disidratazione dei dischi intervertebrali, che sono quelle specie di cuscinetti che esistono tra una vertebra e l'altra e che si occupano appunto di offrire mobilità da una parte alla nostra colonna, e dall'altra chiaramente di ammortizzare tutto quanto il carico giornaliero che andiamo a sopportare. Detto questo, questa particolare tipo di condizione è associata a una scarsissima consapevolezza dei movimenti del nostro bacino, ma di per sé a una scarsissima consapevolezza del nostro movimento nello spazio, rivolto soprattutto in quella zona, nella zona lombare. Quindi quando io chiedo a una persona di farmi, per esempio, il classico esercizio a terra in quadrupedia, mucca gatto, dove andiamo ad allontanare e avvicinare le scapole, ma allo stesso tempo andiamo a mobilizzare il bacino, mobilizzare anche il capo, in avanti e indietro, per intenderci, andremo a vedere proprio in quella zona una scarsa, una ridotta mobilità. Queste sono solo alcune delle caratteristiche. È frequente con queste caratteristiche, con questa condizione, con questa alterazione molto importante, la situazione di dolore, la situazione di algia. E quindi come andiamo a combattere questo problema? Anche e soprattutto associato poi a una patologia metabolica come quella dell'osteoporosi, quindi una perdita di mineralizzazione ossea, una salute dell'osso ridotta. Teniamo presente, prima di capire come trattare, come tratto personalmente la persona con questo problema, che alla base c'è anche un'atrofia, una ridotta forza di determinati muscoli, per esempio degli erettori spinali, oppure anche di tutto il core centrale del corpo, i muscoli addominali e compresi i glutei. Ecco, il lavoro che andremo a fare chiaramente sarà da una parte di mobilizzazione di questo tratto, dall'altra un intervento educazionale dove attraverso degli esercizi particolari vado e qualcuno sul gruppo dell'osteoporosi può confermare, il gruppo dell'allenamento per l'osteoporosi può confermare, qualcuno che sto seguendo personalmente e sta avendo dei buoni risultati nella mobilità di questa zona attraverso degli esercizi di propriocettività e di consapevolezza, imparare a capire com'è una posizione neutra e com'è invece una posizione lordotica. Ok? Ora, in questa condizione è frequente anche lo stress ai dischi, quindi
Quindi questi dischi intervertebrali che abbiamo detto prima, che sono particolarmente disidratati, molto spesso c'è questa condizione di disidratazione, questi dischi intervertebrali anche hanno una ridotta capacità del nostro, offrono purtroppo una ridotta capacità del nostro corpo di flettere il busto avanti. Per esempio, quando andiamo a guardare lateralmente una persona, gli chiediamo di andare a toccare le punte dei piedi, cadendo in avanti con il busto, noteremo che la curva della colonna non è simile a quella che possiamo tracciare con un compasso, ma avrà proprio nel tratto della lordosi, avrà un tratto rettilineo e quindi non sarà omogeneo. Ora, come andiamo a trattare queste zone? Ho parlato dell'atrofia, ma potrei parlare anche di muscoli, come per esempio i bicipiti femorali della coscia, quindi la parte posteriore della coscia, oppure gli stessi addominali che hanno una scarsissima mobilità, quindi sono particolarmente rigidi e andremo a detensionare anche questi. Quindi la debolezza principale è quella che ci interessa, cioè dei muscoli che dovrebbero fare il loro lavoro non lo fanno e con gli anni provocano questa neutralità di una parte che dovrebbe essere invece non neutrale, quindi dovrebbe mantenere la sua curva. Ora partiamo quindi da un discorso principale di rinforzo di una debolezza che, come ti ho detto, è nel core, nei glutei e poi negli erettori spinali. Chiaramente questa è un esempio, una classica situazione dove ci troviamo di fronte a una persona con rettilineizzazione lombare. Poi trovo dei soggetti che hanno anche concomitanza di debolezza in altri reparti, anche stessi essere molto importanti, per esempio l'interno della coscia, i muscoli adduttori per la stabilità del bacino. Ecco, la caratteristica però fondamentale della sway back e di tutte quelle alterazioni che hanno questa rigidità è l'approccio che è sempre stato sbagliato, nel senso che mi arrivano e non è mai stato fatto un approccio multiedrico al fitness, ma si è sempre solo fatto pesi, oppure mi arriva la persona che ha sempre solo fatto mobilità, oppure arriva la persona che ha sempre fatto attività olistiche. Difficilmente mi arrivano persone che hanno un buonissimo background sportivo, e per buonissimo intendo una buona sinergia tra i vari allenamenti che inducono un aumento della forza, della resistenza, un aumento del raggio di movimento, quindi della mobilità, un'attività che migliorano la flessibilità, attività cardiovascolari. Ecco, questa sinergia è spesso carente in queste persone. E quindi avrai già capito che i punti fondamentali è capire dove c'è la carenza, perché c'è quella carenza e come andare ad intervenire. Ora io parlerò del protocollo che uso io. Non è un protocollo standardizzato, come ti ho già detto, su ogni persona lavorerò poi su una maggiore carenza piuttosto che l'altra. Però se vogliamo fare un discorso più generale, il primo aspetto che vado a tenere prendere in considerazione chiaramente è la mobilità, quindi la capacità di migliorare l'estensibilità dei muscoli in questione, che ho detto nella prima parte di questo video, e la capacità invece di migliorare proprio la flessibilità vertebrale. Sappiamo bene che non è tantissima a livello lombare, però diciamo non è indifferente. Chiaramente è una parte che, avendo parecchia mobilità, e in questa situazione essendo ridotta questa mobilità, ci andrà a provocare, oltre che a dolore, delle limitazioni funzionali e quindi determinati movimenti sarò goffa, sarò addirittura impossibilitata ad andare a farli. Ora, prima cosa, di solito non si va a lavorare sul dolore, ma si può, facendo una ginnastica, come ho detto prima, educazionale da una parte, interventistica dall'altra, si può andare a ridurre, a fare una ginnastica di tipo antalgico, quindi che va a levare i dolori, almeno per 4-5 ore, proprio esattamente come fa un farmaco. Allora, quindi, vi ho parlato di mobilità, vi ho parlato che di propriocettività, quindi andrò a inserire nella prima parte dell'allenamento posturale personalizzato degli esercizi che miglioreranno la consapevolezza della
del bacino principalmente, quindi manderò il bacino in antero e retroversione, lo potrò fare seduta su una sedia, lo potrò fare per esempio anche su una palla, una fitball. Che cos'è l'antero e retroversione? È il classico movimento che posso fare da seduta o da in piedi, dove porto il bacino in avanti e il bacino indietro. Tant'è che io a queste persone consiglio anche di fare il ballo, di ballare, perché il ballo aumenta proprio la consapevolezza del nostro corpo, migliora le capacità coordinative e sicuramente ha un effetto positivo anche sulla mobilità. Chiaramente tutte quelle cose che ti sto dicendo non sono in primis le attività adatte, perfette per migliorare la salute dell'osso, ma siccome per migliorare la salute dell'osso dobbiamo creare armonia nel corpo, armonia dal punto di vista posturale, sia in dinamica, quindi in movimento, e sia quando stiamo fermi in statica, dovremmo passare necessariamente da questo lavoro che nei mesi darà poi un risultato anche a livello tecnico quando andiamo a fare un esercizio classico di potenziamento, quindi che va a ricercare un effetto positivo sull'osso. Ora, ti ho parlato di mobilità, abbiamo parlato di consapevolezza, eccetera, eccetera. Ci sono, se spesso vai in palestra, degli esercizi che andrebbero evitati almeno fino a quando questa consapevolezza non migliora. Dei macchinari, sto pensando per esempio dei macchinari come quello della leg press, il macchinario per le gambe. Se non lo conosci, in questo caso non ci interessa. Oppure la leg extension, il macchinario per la coscia anteriore. Ora, quello che ci interessa è andare, come ti ho già detto, a mobilizzare e a fare un rinforzo posturale di quei muscoli latenti, di quei muscoli la quale debolezza ha portato nel tempo. Poi insieme agli atteggiamenti sbagliati, quindi per esempio al fatto di rimanere sempre seduti in una determinata posizione per giorni, mesi e anni, hanno portato a questa condizione. I muscoli, ti ho già detto, che principali sui quali andrò a lavorare con questo protocollo, che sarà sicuramente affiancato poi anche da altre attività durante la settimana, ma sarà un protocollo specifico, andrà a rinforzare, ad avere degli esercizi posturali che, mentre da una parte migliorano la consapevolezza, dall'altra vanno a rinforzare i muscoli glutei, a rinforzare la muscolatura addominale, ma con esercizi in eccentrica, questo termine è un po' difficile, con esercizi che andranno a migliorare l'elasticità della muscolatura addominale, proprio perché c'è questa staticità, è un tipo di postura, la sway back, e la condizione di retinizzazione che porta a staticità dei muscoli fondamentali per la parte centrale. E chiaramente, per non dimenticarli, li abbiamo già parlato prima, degli erettori spinali. Quindi ci deve essere una sinergia di rinforzo nelle zone che possono essere ipotoniche. Questa condizione può essere data non solo dalla debolezza, ma dall'ipertonicità, dalla rigidità proprio anche di determinati muscoli, e come ti ho già detto, sono la parte femorale, soprattutto nella parte femorale, nella parte addominale. Quindi questa eccessiva rigidità oppure eccessiva debolezza, o anche la concomitanza di queste due in alcuni reparti piuttosto che altri, può portare a questa condizione. Ora, se vuoi, posso darti ulteriori informazioni utili per capire come iniziare. Allora, innanzitutto, se non hai la più pallida idea da dove partire, parti chiaramente da contattaci per un programma personalizzato. Chiaramente andrò a studiare benissimo il tuo background sportivo, la tua condizione fisica attuale, andremo a vedere la tua condizione clinica, chiaramente solo per capire in che punto sei, a che livello è per esempio la tua osteoporosi oppure la condizione di osteopenia. Dall'altra parte ho scritto un articolo che ti lascio poi qua nei commenti, ti lascerò poi anche su YouTube, se stai ascoltando questo video su YouTube, nella descrizione, dove io ho elencato anche alcuni esercizi che puoi fare all'interno di questo protocollo di allenamento. Quindi se sei interessata, clicca lì. Io ti invito poi invece a contattarci, lasceremo anche il numero di WhatsApp. L'importante è che tutte queste cose qua, come ben capito, le fai assieme a un professionista. Ma perché?
perché il professionista è in grado di farti percepire in modo consapevole i movimenti del tuo bacino, i movimenti del tuo corpo, tutto questo in ottica di miglioramento della tua condizione e soprattutto ove sia possibile intervenire, e in buona parte, nell'80% dei casi, si può lavorare in modo grande su queste alterazioni che poi porteranno dei benefici sugli esercizi tecnici più importanti per andare poi a migliorare.